Buongiorno, questa conferenza stampa riguarda due iniziative cui l'amministrazione comunale, attraverso la struttura burocratica, in particolare l'ufficio tecnico, ha aderito. Si tratta, la prima iniziativa è un bando denominato 500 impianti sportivi di base. Questo bando è stato pubblicato dal Credito Sportivo e prevede dei finanziamenti a un tasso agevolato erogati appunto dall'Istituto per il Credito Sportivo per migliorare l'impiantistica sportiva dei comuni. Il comune di Bova Marina ha partecipato a questo bando e abbiamo previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella piscina comunale. E abbiamo deciso di fare questo intervento per due motivi. Il primo è perché il bando prevedeva i criteri, diciamo, gli interventi prioritari. E tra questi interventi prioritari vi erano quelli rivolti all'efficientamento energetico. Il secondo motivo è che, come abbiamo già detto altre volte, tra settembre e ottobre la piscina riaprirà i battenti e quindi, proprio in vista di questa, diciamo, apertura, abbiamo voluto ulteriormente, diciamo, migliorare questa struttura. Siamo fiduciosi, ecco, sull'esito dell'istruttoria, anche perché, diciamo, questo bando lo conosciamo bene perché già a dicembre sempre il Credito Sportivo aveva fatto un altro bando rivolto alle palestre scolastiche e noi avevamo aderito. E la nostra domanda è stata accolta, abbiamo già fatto la richiesta di erogazione della somma, quindi siamo nella fase di perfezionamento dell'iter burocratico. Dicevo, siamo fiduciosi anche perché si tratta di un bando a sportello, nel senso che c'è un ordine a sportello, nel senso che chi prima presenta la domanda ha maggiori possibilità di essere finanziato perché c'è un fondo e quindi fino ad esaurimento di quel plafond. Le domande potevano essere trasmesse a partire dal giorno 11 maggio dalle ore 10 e noi abbiamo la ricevuta di accettazione e consegna alla domanda con orario 10 e un minuto. Quindi riteniamo che questa, diciamo, questa nostra richiesta verrà accolta. L'altra iniziativa diciamo, riguarda la convenzione stipulata la somma che abbiamo richiesto è di 150.000 euro. L'altro intervento, diciamo, riguarda appunto, c'è stata questa convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'ANCI. Sono stati stanziati 100 milioni. E per, diciamo, questo, diciamo, finanziamento, questa iniziativa è rivolta ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Anche qui, diciamo, noi abbiamo presentato una scheda progettuale per un importo di 400.000 euro e abbiamo previsto lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree ad alto rischio del centro del comune di Bova Marina e la riqualificazione delle aree adiacenti. In particolare, le aree che abbiamo individuato sono le aree che ricadono nella zona Mesofugna nella via Fiume. Abbiamo, diciamo, scelto di intervenire sulla riduzione del rischio idrologico, sia perché nel nostro comune c'è questa problematiche, sia perché interventi di questo tipo rientravano fra gli interventi, diciamo, prioritari. E anche perché, diciamo, abbiamo in corso una serie di finanziamenti e di opere, ma sul rischio idrogeologico al momento non avevamo fatto ancora
Ancora nulla. Anche qui siamo fiduciosi sull'esito positivo, perché anche questo è un bando a sportello e anche qui le domande potevano essere trasmesse a partire dal giorno 13 maggio e noi nella mattinata del 13 abbiamo trasmesso tutto. Con l'occasione, ecco, un'altra cosa volevo aggiungere è che ricollegandomi al primo intervento, quello sull'efficientamento energetico, è che proprio ieri, no, proprio ieri, il 18 lunedì, abbiamo stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico qui sul palazzo municipale. Io avrei finito, se ora volete fare qualche domanda?